Colazione 5 minuti, torta. Il mio scoglio. La mia routine di allenamenti è... Per me la cura della pelle d'estate è essenziale per... Guardate che sofficioso! Buongiorno. Scusate, ma al mattino non parlo molto perché è mattino, ma ho appena finito di preparare la mia torta in tazza. Ho il microonde e quindi ho detto, ma io non ho mai fatto una mug cake. Ovviamente è in ciotola, non è in tazza, perché le tazze sono troppo piccole, cioè piccola. E ho usato essenzialmente lo stesso impasto delle mie crepe, che è albume, latte, mix di farine, semi di chia, e poi ho aggiunto la polpa della pesca. Ho shakerato tutto, lo shaker è il miglior mixer del mondo, e poi l'ho versato nella tazza. L'ho cotto in microonde, c'è la funzione torta, ma basta buttarlo in microonde 5 minuti ed è pronto. Ho fatto un topping di yogurt di soia, poi ho messo canapa, rogo cow nibs e cocco tostato e della frutta fresca. Guardate, cioè, è stupendo! Rimane morbidissimo. Cioè, devo lavorare sulla presentazione. Non è molto instagrammabile, però. Colazione 5 minuti, torta. Veramente è assurdo, perché se io ripenso qualche anno fa, io per anni ho sempre solo fatto sempre la stessa colazione. Io andavo a letto sapendo già che cosa avrei mangiato la mattina per colazione. Invece adesso vi giuro, cioè, totalmente l'opposto. Ogni mattina mi sveglio e dico, ok, oggi che cosa voglio? Che ovviamente è molto più intuitive eating, fra virgolette, perché devi sentire ciò che vuoi in quel momento. Magari ti svegli e a letto dici, ok, pancake. Arrivi qua e dici, bah, sai che, yogurt. Veramente, negli ultimi mesi mi è sempre successo così. Non so cosa sia cambiato, ma è molto bello, devo dire. Le mie mattine iniziano così, ore 8 sul mio trono. Oh, il mio scoglio! Sono tornata! Questo è il mio scoglio! Questa è la mia scaglia! Il mio scoglietto! Io guardo tutti! Che bellezza, ragazzi. Pensavo che non arrivasse mai, ma quel giorno è arrivato. Mare! Ma ragazzi, ma finalmente la mia acqua. Cosa fai sul tavolo? Eh? Ah, che gatto! Che gatto! Stanca. Noce moscata. Sale. Ma l'osso? Vedi così, poi si pulisce. Nel frattempo metti le melanzane lì dentro e lo fai partire.
cos'è questa? Pasta di acciughe? La menta quando la aggiungiamo? Alla fine. I capperi? Dopo che abbiamo messo il pesce spada. Assaggiamo questa combinazione. Buona la combinazione pesce spada e menta. Menta e melanzana. Per merenda oggi ho voluto provare questi crispy crackers con ceci e lenticchie piselli, che allora gli ingredienti mi sono piaciuti un sacco perché sono praticamente solo i legumi e un po' di sale. Speravo che fossero come quelli di Fior di Loto, non so se li avete mai visti, come praticamente sono dei crackers grandi, singoli, e sono fantastici con la farina bramata di mais sopra, mentre questi devo dire che è stato un pochino deludente quando li ho aperti in queste poi monoporzioni, troppa plastica, insomma non mi è molto piaciuto. E ci ho fatto dei paninetti con uno strato di ricotta, della rucola, dell'affettato, questo è del tacchino. Devo dire che non è che mi esaltavano tantissimo alla vista perché mi sembravano anche un po' stopposi, tipo sono un pochino di legno, ma come vedete dalla mia faccia sono palesemente sorpresa dal gusto, quindi ve li consiglio magari anche come snack da portarvi in giro, in quanto abbastanza completi di tutti i macronutrienti, non molto sazianti, però ci possono stare. Per me la cura della pelle d'estate è essenziale perché prendo molto sole, mi abbronzo molto facilmente e quindi ci tengo a mantenere la pelle protetta sotto il sole, metto una protezione minima ma comunque una protezione, e poi dopo l'esposizione al sole faccio la doccia. E allora sul corpo metto questo latte dopo sole ai fiori di Lacomed, che è spettacolare e veramente, cioè, qualunque rossore nel tempo di 1-2 giorni diventa abbronzatura piena con questo. Mentre invece sul viso metto, questo è un olietto, questa era proprio milanese, l'avevo detto su Instagram, io sono una spugna, vi giuro ragazzi, cioè io dipendentemente dalla zona e dalle persone che frequento assorbo il loro accento. Quando vivevo a Firenze parlavo toscano, quando vivevo a Padova, cioè riguardatemi i miei primi video, ero veneta, parlavo veneto, adesso mi sceglio l'olietto. Vabbè, comunque questo olietto che è molto più rimpolpante e idratante di una normale crema, e sento che va molto più in profondità. Mi ci impegno un pochino, cosa che... Ehi, dove vai tu in doccia? Il luna. E ho una crema per il contorno occhi, ma devo cercarla comunque, niente. Pomeriggi di smart working, perché io sono part time e quindi lavoro nel pomeriggio e poi dopo che ho finito di lavorare esco solitamente con i miei oppure mi alleno. Allora, qui al mare, non, come avevo già accennato nell'ultimo vlog, non ho una palestra. Sono tornata ad allenarmi a corpo libero. Che fail. Era dalla quarantena che non mi stendevo su un tappetino a fare soltanto del movimento e ammetto che mi era mancato tantissimo. Questo perché quando mi alleno in palestra, cioè faccio attrezzi, però poi non ho voglia di mettermi lì, poi c'è la gente, insomma diciamo che in palestra quando ho finito i miei esercizi sui macchinari prendo e me ne vado, cioè non faccio nemmeno stretching, e devo dire che è una cosa che in realtà mi ha cambiato molto durante la quarantena, che sentivo che mi piaceva tanto e che mi faceva tanto. Quindi adesso sono contenta di essere di nuovo qui su questo tappetino e potermi allenare. E diciamo che la mia routine di allenamenti è un po' cambiata da quando sono qui. Ogni giorno vado al mare e al mare io non sono tipo da stare a mollo in acqua, ma io nuoto.
Praticamente ogni volta che faccio un bagno, che sono 3-4 volte al giorno, penso, mi tuffo e nuoto, nuoto a stile libero, fin dove arrivo, per quanto tempo mi fa voglia, con maschera e boccaglio, quindi vedo i pesci, mi diverto, mi piace tantissimo. E questo, oltre ad essere divertimento, a livello di fitness è innegabilmente una forma di attività fisica e sportiva, una forma soprattutto di cardio e allenamento gambe, perché in acqua poi mi piace fare degli esercizietti, dei movimenti, perché sento che l'acqua mi massaggia le gambe e quindi mi piace. Faccio anche un po' di addominali, insomma, tanti esercizietti che ho promesso di condividere con voi, perché adesso la GoPro. E quindi appena avrò la possibilità, ci sarà l'acqua abbastanza limpida e potrò farlo, li filmerò, sarà divertente perché sono chi fa gli esercizi in acqua? Io. E quindi diciamo che i miei allenamenti sono variati durante la settimana, prendendo questo in considerazione, prendendo in considerazione che ho una vita un po' più attiva in questo momento, proprio grazie al nuoto che faccio in acqua, ai bagni che faccio in acqua, che può sembrare strano, però effettivamente, cioè io almeno parlo per me, durante l'anno io ho una vita molto sedentaria, ho un lavoro, dei lavori molto sedentari che prevedono che io stia ferma a computer fissa tutto il giorno. Ed è per questo motivo che per me è molto importante integrare ogni giorno una forma di attività fisica per muovermi, perché il movimento, oltre a fare del bene a livello mentale e fisico, fisico in tutti i sensi, cioè tipo anche, e non sto scherzando, anche tipo proprio a livello di movimenti di intestino, che per me è una cosa fondamentale, ragazzi. Cioè, vabbè, non iniziamo a parlare di quello perché potremmo perderci. Comunque, è una cosa che io durante l'anno mi devo dedicare, cioè devo proprio dire, ok, un'ora al giorno devo farlo. Invece adesso è una cosa un po' che viene naturale dentro la mia vita. Tenendo in considerazione questo, queste settimane che sarò al mare o comunque che sarò in giro, non dedicherò alcun tempo al cardio perché ne faccio già abbastanza con il nuoto e per fortuna per mantenere la mia fisicità non ho bisogno di farne tanto, anzi sono felice di riuscire a fare nuoto perché sento proprio che il cuore pompa e io. Il motivo per cui faccio cardio è principalmente quello di far lavorare il mio cuore e mantenerlo allenato. Quindi non dedicherò del tempo al cardio, i miei allenamenti saranno principalmente focalizzati su addome e braccia e farò degli allenamenti specifici per la verticale e poi sicuramente inserirò qualche circuito focus glutei perché quei glutei, se non li alleno, li perdo subito. Voglio ritornare ad integrare molto di più la parte di stretching e allungamento che avevo iniziato ed ero stata molto brava e costante in quarantena. Invece, da quando sono ritornata in palestra, ho smesso per lo stesso motivo per cui vi dicevo all'inizio. E basta. Let's work out. Oh. Molte delle mie cene qui al mare sono super basic, farinata. Come si può dire di no alla farinata, che è praticamente una preparazione a base di farina di ceci, olio, sale e pepe. Noi la prendiamo alla pizzeria sotto casa che ha un forno a parte per la farinata, quindi senza glutine. E poi in realtà non facciamo tantissime preparazioni perché la sera è caldo, quindi solitamente faccio un'insalata. Qui vedete un'insalata di pollo con carote, pomodori, finocchio, sedano, insomma tutta la verdura del frigo. E basta, io adoro l'insalatone d'estate, veramente pazzesche. Io ragazzi vi saluto, concluderei qui questo video. Qui al mare con i miei genitori le mie giornate sono abbastanza
noiose, o meglio, non interessanti per voi, perché appunto la mattina vado al mare, il pomeriggio lavoro, poi vado, poi mi alleno, faccio qualcosa e ceno. Le mie giornate sono molto ripetitive e per questo motivo in questi giorni non vi ho portato tantissimi vlog e non vi ho fatto vedere grandi cose. E vi chiedo scusa perché ho anch'io constatato che d'estate la televisione fa veramente schifo. Su Netflix io ho finito praticamente tutte le serie TV, quindi apro YouTube e dico ok, caricate video, e nessuno carica nulla. Quindi prometto da settimana prossima che arriva Jimmy, che andremo su in montagna, che andremo in vacanza insieme in Toscana con tutta la sua famiglia, insomma ci sarà un pochino più di movimenti e cose da fare. Farò molti più video vlog per tenervi e tenerci compagnia. In questi giorni mi sto godendo la compagnia dei miei genitori, che appunto non vedevo da 6 mesi, e basta. Quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!